particolarmente piacere oggi questo momento di incontro con Forza Italia. Mi ha fatto piacere ancora di più la telefonata del Presidente Berlusconi, con il quale negli ultimi mesi abbiamo avuto molti contatti, abbiamo ragionato e costruito insieme questo percorso. Così come sono molto contento di aver avuto al mio fianco questa mattina Antonio Tajani e Licia Ronzulli, con i quali sono convinto che lavoreremo positivamente nell'interesse della nostra regione. Insieme a tutto il gruppo dirigente di Forza Italia, rappresentato da Mauro Dattis e Dario Damiani, lavoreremo per costruire una presenza politica importante e una svolta per il futuro di questa regione, tanto dal punto di vista dei contenuti quanto dal punto di vista del consenso, che sono certo Forza Italia non farà mancare come elemento decisivo per raggiungere questa importante vittoria. La Puglia ormai è ferma da troppi anni, ha bisogno di ripartire, deve ripartire dal turismo, dalla filiera alimentare. Questo non potrà essere fatto da un governatore di sinistra che appoggia un governo di sinistra. Potrà ripartire, potremo riscattare la Puglia con un governo di centrodestra, con il buon governo di centrodestra, riscatteremo questa terra e alla guida ci sarà Raffaele Fitto. Questa conferenza stampa che sancisce un risultato politico nazionale. Il centrodestra si presenta compatto al prossimo appuntamento per il rinnovo delle amministrazioni regionali e delle amministrazioni locali, a differenza della sinistra che si presenta divisa. Noi abbiamo individuato in Raffaele Fitto, e devo dire Forza Italia fin dall'inizio, il punto di sintesi della nostra coalizione. Una bella giornata, la presentazione non solo del candidato presidente ma dell'inizio di una campagna elettorale che per Forza Italia sarà una campagna esaltante in Puglia, nel nome del presidente Berlusconi, del vicepresidente Tajani, della senatrice Ronzulli, e che porterà come offerta ai pugliesi una dote di classe dirigente, a nostro modo di vedere, indispensabile per governare bene la regione Puglia dopo i disastri di 15 anni di malgoverno del centro-sinistra.